ovunque in questa parte del mondo si possono manifestare le proprie idee e si può votare. Le libertà hanno vinto sulle dittature e le democrazie sui regimi. Non è successo per caso, non è piovuto dal cielo. È stata la politica e la ragione a prevalere sulla paura e sull'emotività, alimento da sempre delle pulsioni autoritarie. La politica, non solo quella dei leader, ma quella delle persone semplici. Le persone che incrociarono le braccia in una fabbrica della Torino del 1943 o si gettarono con la divisa contro le armi dei nazisti a Porta San Paolo. Le persone che marciarono per la pace tra Perugia e Assisi o quelle che sostennero le donne che con le loro gonne a fiori scesero nelle piazze dell'Italia del massacro del Circeo. Le persone come Guido Rossa o come Vittorio Bachelet che opposero la loro coscienza alle armi dei terroristi, le persone come Giancarlo Siani o Libero Grassi, che sfidarono la camorra e la mafia. Persone semplici che hanno fatto politica. Se per politica si intende ciò che è, la più alta forma di missione civile, qualcosa che illumina e che dà senso alla vita, qualcosa che si vive insieme, non da soli. Il leader è quello che accende una passione collettiva, suscita la voglia di partecipare, di condividere battaglie, vittorie, sconfitte. E tutto questo interpreta, di tutto questo sente di essere espressione con umiltà e con orgoglio. Ma tutto questo lavoro, tutti questi sacrifici, tutti questi sogni non sono eterni, nulla è scontato, neanche la democrazia. Ci sono fasi della storia in cui sono i cittadini a pensare che la libertà sia meno importante della decisione. Ci sono fasi della storia in cui ci si chiude nella difesa di quello che si ha, che si teme di perdere, e si considera l'altro da sé un pericolo, una minaccia. Ci sono fasi della storia in cui non si ha il desiderio di capire, ma quello di colpire. In cui si è spaventati dal mondo grande e multicolore e si finisce con il rimpiangere un mondo piccolo e tutto di una sola tonalità, come le camicie che le dittature obbligavano ad indossare. Furono, non dimentichiamolo mai, i cittadini della civilissima Germania a eleggere in libere consultazioni Adolf Hitler. E i russi, e non solo loro, piansero quando Stalin, feroce dittatore, morì. Lo dico da tempo. Non vorrei che noi, figli della stagione della libertà, la dessimo per scontata, che pensassimo che la democrazia è una conquista acquisita, impermeabile ai cambiamenti sociali, produttivi, culturali, antropologici della società. Sbaglieremmo se facessimo questo. Sbaglieremmo molto.